Dario Balotta, presidente dell'Osservatorio Nazionale dei Trasporti, ci scherza quasi su. Se questi sono i treni della Brescia-Parma, si potrebbero utilizzare come treni storici, quasi come un'attrazione turistica. Lo stesso Balotta sa che non c'è nulla da scherzare. Alle soppressioni e ai ritardi già indicati, tra mercoledì e giovedì sulla stessa tratta, aggiunge un altro particolare, molto attuale nel periodo Covid e sin qui sconosciuto. Quello delle 8:58 aveva 10 minuti di ritardo, è arrivato a Piadena con una sola automotrice di 50 anni fa ed era già piena. Sono saliti a bordo lo stesso alcuni studenti e pendolari, non c'erano assolutamente le condizioni di sicurezza, però il treno è partito ed è arrivato pieno come un uovo a Parma. La sera, a Parma, a Piadena, il treno delle 16:02 aveva una sola carrozza ancora, però questa volta il controllore ha fatto applicare la legge dell'80%, cioè a bordo solo l'80% dei passeggeri, e una dozzina di persone sono rimaste a terra. Quindi all'andata nessuna precauzione, nessun rispetto delle norme igieniche e sanitarie, e al ritorno invece rispetto rigoroso delle norme igieniche. Raddoppiare le automotrici e avere un servizio degno, non da terzo mondo, un'impresa? Altrove ci si è riusciti senza grossa fatica. Se Regione Lombardia, Trenord e la Regione Emilia-Romagna non intendono gestire al meglio questa tratta ferroviaria, potrebbero seguire le indicazioni europee che dicono di mettere in gara i servizi ferroviari, cosa che è successa in tutta Europa, e i treni vanno benissimo e la sostenibilità ambientale si sviluppa grazie ad una efficienza del sistema ferroviario che invece in Italia non abbiamo.